Dai, oggi di buon pasta La pasta con la mollica, le fritture con la mollica. fatta in casa, Fatta in quindi. casa. A che ora ti sei alzata stamattina? Quindi Mi sono alzata alle 5. presto per cucinare. Sì. Quanto tempo impiegherai per cucinare Comincio la mattina fino a mezzogiorno per fare il piatto, per portare il piatto a tavola. Cosa stai facendo adesso? E sto setacciando la farina che devo impastare la pasta. Che tipo di farina usi? Ok. Farina di macinato di grano duro e la farina di, come si chiama qua? Farina tipo zero. Quindi cosa fai? Un pochettino uso Metà metà e metà. e metà. Ho fatto ieri che era sabato. Hai dei fornitori che preferisci? No, ancora. Una volta una parte, una volta un'altra. Cosa hai comprato per fare questa ricetta? La farina, Una farina. Sì. l'olio, il peperone, la polvere del peperone rosso, Il pane. il pane, un chilo di pane, pane basso, Sì. preso tutta la mollica dentro e l'ho rimacinata, l'ho fatto tutta fino a fine, l'ho rimacinata. Fai attenzione alla genuinità dei prodotti, che siano genuini. Giusto, vedo sempre la scadenza. Comprato solo quello che ti occorreva oggi, sabato? No, poi lascia l'olio, lasciano altre cose. Quali sono le ricette che sai cucinare? Tutte le ricette, la verdura, i legumi, tutte le patate. Cosa le riesce meglio? E che mi riesce meglio? Quando riesce, quando non riesce pure, però meglio proprio, non lo so. Io non dico mai che le mie cose sono fatte meglio degli altri, però mi sa che riescono sempre bene. Cos'è che non le piace cucinare? Quello che non le piace tanto. Faccio tutto il tempo, o mi piace, o mi Non piace, c'è o qualcosa che non, diciamo, che non cucina con piacere, oppure non le fa piacere cucinare? Il pesce? Ah, sì, a Un po'. pulire il pesce, sì. Pulire il pesce. Perché? Perché ci va. No, è perché non ce la faccio, perché c'ho i dolori alle mani, mi dà fastidio a pulire il pesce. Fini oggi. Friccione con la mollica. Cos'hai aggiunto? Un uovo, giusto? Sì. Perché hai aggiunto l'uovo? Per mantenersi più bella, più dura la pasta. Chi ti ha insegnato a cucinare? Mi sono insegnata da sola perché era il periodo che si facevano queste cose, me l'ho imparato. Quando hai imparato? Quando ero piccola, ragazza, Che età avevi? l'età di 12 anni, 13, 12.
Quando che hai cucinato la prima volta? Quando ho cucinato la prima volta? La prima volta quando volevo impararmi, quando ero ragazza. Per un'occasione, per una No, festa. cucinare per tante Ah. persone, per poche persone incominciavo ad impararmi a fare le cose. Per chi hai cucinato? Per la famiglia. Era un'occasione speciale? No. No, uso quotidiano. Sì. Chi cucinava in famiglia quando eri bambina? Chi poteva cucinare? La mamma. Stai aggiungendo un po' d'acqua. Eh sì, sto impastando la pasta per fare i fessoli. L'acqua deve. Come deve essere l'acqua? Tiepida. Perché deve essere tiepida? Tiepida, se no poi la pasta si ingoia, non vengono bene. Hai imparato per gioco o sei stata costretta a imparare? È normale che una ragazza vuol fare qualcosa quando c'è la buona volontà, quando no va a giocare. Mi sembra, tutto si imbarra. Ti piace cucinare? Sì, mi piace. Come impari nuove ricette? Come rimbalzo? Nuove ricette, perché uno c'ha la buona volontà, se rimbalza, se l'invente, no, puoi fare quel che vuoi. Ma segui per televisione oppure leggi qualche. No, no, No. no, segui il mio cervello. Le fai tu. Oppure Sì. ci sono delle amiche magari che. No, No, o parenti che ti dicono qualche ricetta. Ti non mi dice niente nessuno. aiuta qualcuno in cucina? No. Hai insegnato anche alle tue figlie poi questo. Sì, l'ho insegnato, però La sanno fare loro la lo pasta? sanno fare, ma non hanno il tempo. Ci va molto tempo per Eh sì. fare. Quanta acqua più o meno si mette? Quel che si prende la farina deve essere un po' dura. Ma adesso per quante persone più o meno stai per cucinando? Parecchie Per persone? 5 Per 5 persone. persone. E quanto deve essere la farina più o meno? Quanta farina hai Un chilo di utilizzato? Un farina. chilo di farina. Beh, l'acqua non gira più. Posso spostarmi? Sì. Cosa cucini con la pasta in casa? Fai altre ricette con la pasta in casa? Cosa Sì. Faccio cucini? le orecchiette. I cavatelli, le tagliatelle, le foglie di olive. Che più? C'è qualcosa che preferisci fare rispetto agli altri? No, non è che puoi fare sempre la stessa cosa, una volta fai una cosa, una volta un'altra. E poi cucinare sempre le stesse Di cose. solito nei giorni di festa si fanno, noi diciamo la La domenica. domenica e giovedì, una volta fai le orecchiette, una volta fai le verdure, una volta fai. Fai i cavatelli, Quando c'è un po' dipende. di tempo, uno. Dipende dal tempo, dipende dal gusto della famiglia, Ti piace fare perché la pasta in casa? sì, mi piace la pasta in casa, non mi piace farla a pulire la verdura. La dieta alimentare è cambiata rispetto a prima, diciamo si faceva già prima questo Sì, piatto. si faceva, questo è un piatto antico, perché allora c'era più povertà. E allora non è che c'è tanta carne, non c'era niente da mangiare, organizzavano di fare i piatti casalinghi. Quindi lo cucinavi prima, Sì, diciamo, già da certo, ragazzina. sì.
sfruttavo quel che c'era in casa, perché il periodo della guerra non è che c'era tanta roba da comprare. Cosa mangiavate, diciamo, prima? Diciamo, come hai detto, non mangiavate la carne? La carne si mangiava nel periodo delle feste, ogni tanto si mangiavano le uova, la verdura che si raccoglieva in campagna, non è che si comprava. E patate, ceci, fagioli, fave, Ortaggi. tutto, lenticchie, facevano tutte le cose. Ci sono delle pietanze che non si preparano più. Uno che li sa fare le cose, gli viene il desiderio e li fa di nuovo No, come dico prima. rispetto a prima, ci sono delle pietanze che magari si cucinavano prima e adesso non più. No, e adesso la polenta facevamo pure prima, ma la polenta non la facciamo spesso, Non è qualche come. volta proprio se ti viene il desiderio di farla. Diciamo, la pietanza che prepara oggi è una ricetta tipica. Eh sì, è una ricetta paesana, di Che quale paese? San Giorgio Vocano. Cosa significa tipico, diciamo, secondo te? Che cos'è per te una ricetta? Significa che è una ricetta dei vecchi tempi, no? Ricetta antica. È un termine nuovo oppure esisteva anche quando eri bambina? Tipico, diciamo, Sì, si diceva. sì. Pure quando ero bambino. Si diceva questo è un piatto tipico. Sì, è un piatto. Era normale allora fare queste cose, perché pasta comprata non ce n'era, si usava spesso la farina, non c'era il grano, c'era il mulino, si faceva la farina, si sfruttava la farina, facevamo la pasta in casa. Quindi non la facevate tutto l'anno? O A era. volte si mangiava una cosa, a volte un'altra, noi mangiavamo sempre la pasta. Una volta la verdura, una volta i ceci, una volta le fave. La dieta era non sempre la stessa cosa. Ma perché mancavano o perché volevate cambiare? Perché già non ce n'era proprio, non c'era sempre mais, non c'era No, sempre. no, ma la polenta non è che si faceva sempre con il mais, no? Si faceva con il farinaccio della farina, che si derivava della farina. E ci facevamo la polenta. E la pasta in casa? La pasta in casa invece con il frutto della farina, non con come si dice, il farinaccio, quello no. Quello più grosso se lo davano ai maiali. E quello più fine si faceva la polenta, veniva, se ce la mangiavamo, Che periodo? Ma. condita bene pure con il sugo, il formaggio, no, veniva saporita. Che periodo dell'anno magari mangiavate di più la pasta in casa? Più Ripeto, la pasta in casa, in. di domenica, di giovedì, pure, o d'estate, o d'inverno si faceva ogni tanto. Queste altre cose si mangiavano in settimana, nel periodo d'inverno di più le legume. L'estate la verdura, le patate fritte, le patate a minestra, le patate lesse. Una volta le facevo pasta e patate, una volta facevamo solo così, solo in tortiera, tanti tipi, le patate le puoi fare tutti i tipi. Conosci qualcuno che prepara questa ricetta in modo, diciamo, in un modo diverso? E no, questa ricetta è del paese, chi gli piace, che li sa fare, li fanno, chi non li sa fare, c'è pure quel che non li sanno fare.
conosci in altri posti che si No, cucina? lo so, ma le orecchiette li fanno a Bari di più, ma nella Basilicata non lo so, non le fanno tutte. Da chi hai imparato questa ricetta? L'ho imparato in famiglia, no? L'ho visto di fare. Veramente l'ho fatto pure Chi la preparava? io. La preparava la mamma. Quindi solo osservando. Eh sì. Non è che ti ha spiegato proprio come si No, faceva. Ah. perché dovevo spiegare, l'ho visto come si faceva. L'ho fatto pure Ti faceva piacere io. vedere Sì, sì. me. Hai cambiato qualcosa tu in questa ricetta rispetto a come la cucinava magari tua mamma? Eh sì, ho messo l'olio che prima non si metteva, un po' di olio. L'uovo neanche si metteva, io l'ho aggiunto queste cose. Come mai? Prima perché non si poteva aggiungere, diciamo, non ce n'era. Ma quando non ce n'era, quando non è arrivata a mettere queste cose, perché prima si cucinava al fuoco, nei paesi, prima non c'era il gas, adesso si fanno sopra il gas, allora vengono tutto attaccato, se non c'è il fuoco, la fiamma forte. E allora io ho pensato di mettere queste cose così si mantengono olio e uova, si mantiene più sollevata la Solo pasta. questo è aggiunto? Sì. No. Qual è la cosa, diciamo, più importante di questa ricetta? Cioè, cos'è l'elemento più importante? Cos'è che uno deve prestare attenzione? Nell'impasto? Diciamo, la cosa più importante. L'impasto sì, deve essere un po' duro, se no si ingollano. Sì. E Eppure il fuoco deve essere alto, se no si attaccano la pentola. E la mollica? poi quando al secondo bollito tu devi vedere, già li devi togliere. Cucinare tanto tanto. E la mollica È si la cosa, mette. diciamo, che dà più sapore poi alla Eh fine. sì, è più gustosa. Dipende chi la gusta e pure quelli che non gli piace, non è che tutti quanti gli piace. Quindi la mollica, ripeti come va preparata la mollica? Preparata con l'olio, con Non uno spicchio d'aglio, l'ho. si fa friggere appena appena e poi si mette la mollica. La mollica. No, la preparazione della mollica, come la col pane Sì, grattugiato col pane tu. grattugiato, sì, Sì. grattugiato. Prima si grattugiava alla grattugia perché Sì. era dura, perché si faceva il pane ogni settimana. Allora, il pane duro, hanno fatto questa ricetta, con il pane duro hanno fatto questa ricetta, gli è venuta bene agli antichi. Ma adesso è pure difficile a farlo, non ce n'è pane duro come era ai tempi di una È volta. cambiato. Mo' si compra il pane di giornata e con quello non è che è difficile farlo. Lo deve comprare un po' Di un giorno prima. due giorni, 3 giorni prima, eppure è difficile a fare la mollica, non è che la puoi grattugiare con la grattugia, lo deve far asciugare, poi lo deve fare con le mani, piano piano, dopo parecchi giorni. Quindi con le mani l'hai Eh fatto. sì, oggi l'ho fatto con le mani, perché la grattugia non poteva fare. Che non si fa, non si ci attacca alla cosa. Sta impastando Eh sì. adesso? Come deve diventare la pasta? Dura, Come? cioè quando è che finisce? Quando ti Quando tu la devi
casa. Quando ti accorgi? Se ne sono andato tutti i briccioli, tutte è diventata morbida, allora la lascio. Ci va una buona lavorazione, quindi anche... Sì. Stai dividendo adesso? Dove hai messo la pasta? L'ho messa nelle bustine di plastica, quelle del freezer. Per come mai? Per ammorbidirsi. Lavora. Deve essere morbida la pasta. No, deve essere dura, però se la tiene così fa la crosta. Fa la crosta, come si dice, crosta, crosta. Quindi per 5 persone, questa ricetta è per 5 persone, giusto? Sappiamo, quanta farina hai utilizzato? Un chilo di farina. Che altri ingredienti? Un uovo? Un uovo, un po' di olio. Un po' di olio. Quindi la mollica si cucina poi, diciamo, si fa poi alla fine. Si mette, quando si mette la mollica? La fare pure prima, se era freddo ma la riscaldo un po'. Però la mollica si... Devo dire come si fa? Sì. Sì, tutto di aglio e l'olio. L'olio abbondante, un po' che si deve girare. La fai soffriggere. Quando è soffritto un poco, poi ci aggiungi il peperone a fuoco lento e lo giri, la giri, che diventa, deve diventare tutto uniforme, tutta rossa. Peperone un po' piccante, tipo. La polvere del peperone dolce. No. Poi se vogliono il piccante se lo aggiungono loro. Chi lo vuole se lo aggiunge il peperone piccante, il peperoncino. Ma quali faccio di tutte qua? Cosa stai facendo adesso? Stai separando, stai formando già... Sì, faccio i bastoncini e poi li devo fare con il ferro. Si utilizza questo strumento per farli... Il ferro, sì. Dove l'hai preso questo ferro? L'ho comprato al mercato. Anche in passato si usava questo ferro? Sì. Serve per dare una forma... Sì, per... Una forma migliore, diciamo, alla pasta, al frizzulo, forza, però. Per farle diventare più... Come dire, più soffice. Più soffice. Non si possono fare senza il ferro. No, e poi sono duri, come te li mangi? Li mangi duri. Quale sapore deve avere la ricetta per essere buona? C'è un sapore tipico, diciamo, c'è un sapore diciamo fresco
Deve essere come sapore, cioè della pasta in casa, quindi un sapore rispetto, rispettiamo, la pasta comprata. Ai tempi antichi si faceva solo con la mollica, però non era tanto gustosa la Aveva un pasta, sapore diverso. era solo un po' secca. Solo. Allora poi io ho aggiunto il sugo, prima la condisco con il sugo e poi sopra ci metto la mollica, faccio due strati di mollica, uno sotto e un altro Quindi sotto. prima non si cucinava col Senza. sugo, solo con la mollica. Prima Ah. Ma sì, la volevano solo la mollica, gli antichi. perché la preferivano così o perché non si Non può. lo so, no, io ho visto che facevano così, però a me non mi è piaciuto solo così, ho aggiunto il sugo, sempre sopra la pasta. E poi la mollica si mette sopra il sugo. Prima si condiscono il sugo, la pasta, poi si mette la mollica. E adesso anche altri la cucinano col sugo. Dipende dai gusti, chi gli piace asciutta se la fa solo con la mollica, chi gli piace con il sugo, la fa con il sugo. Quindi il sapore un po' è cambiato rispetto al Eh passato. sì, è più gustosa così. La preferisce adesso, come adesso, dice. Quanto ne bisogna prepararne di pasta? Un Abbiamo già detto. chilo. Quanto tempo porta cucinare questo, diciamo, con quante ore porta a cucinare questa pietanza in Allora totale? dipende dal modo come la usi, la sveltezza, ecco. Più o Sono quelli che meno fanno piano piano, quelli che si danno da fare. quanto tu ci impieghi come tempo, quanto in totale, dal tempo di preparazione fino alla mangiamo. Ci vogliono sempre 2 ore, 2 ore e mezza. La cottura, quanto tempo più o meno La di qua? cottura quando viene a bollire l'acqua, ci metto un po' di sale dentro e poi quando sbolle 2 volte la devi togliere, se no si scuoce. Bisogna stare attenti ai quindi Sì, anche sì, al tempo. sì, sì. E dopo si aggiunge, diciamo, il sugo con. Poi si scola la pasta, Sì? si corriscola la pasta, si fa bella asciutta, si scola, no? E poi si ci mette il ragù sopra, il pomodoro, il sugo, no? Come lo chiamate qua. Infine Poi la si mollica. condisce, si vanno i piatti E la mollica alla e si fine. mette un po' di mollica sopra i piatti. Quando fai i piatti, dopo che l'hai condito tutta quanta, poi fai i piatti, fai uno strato di mollica, poi metti un altro poco di frittura e poi metti la Quanta mollica sopra. quantità di mollica per 5 persone? Come quanta mollica ci va per un piatto di. Quante. Un chilo di Un chilo di pane. pane? Stai usando il ferro adesso? Eh sì. E mi devo pure sbrigare, che è già tardi.
da una forma più allungata. Gli antichi come magari potevano ricavare il ferretto se non, diciamo, non lo trovavano nelle fiere? In periodo di guerra prendevano i ferri dell'ombrella e le utilizzavano. Facevano una misura, un 30, 25 centimetri, e lo usavano per fare la pasticca. Adesso si comprano ai mercati, perché non ce ne sono più ombrelli con quella forma di ferro. Sono cambiati rispetto. Tutto moderno. Ti piace sempre cucinare? Sì, mi piace. Faccio fare. Ti piacerava? Sì, l'avessi. Com'è che lo sai che... Le persone ti dicono. Non è che faccio una cosa, voglio sempre fare le cose nuove. Ti piace cambiare? Mi piace la precisione, mi piace tutto, l'igiene. Ti fa piacere sapere di essere brava a cucinare? Ecco, no. Gli altri di solito quando assaggiano il piatto dicono gli piace. Rimangono contenti. Conosci altre donne brave in cucina? Non conosco nessuno. Tutte le tue figlie sono brave in cucina? Sono brave. Cosa sanno fare bene loro? Cosa? Fanno i dolci, vado pure i fettoni, li fanno pure quando c'è un po' di tempo. Quindi gliel'hai insegnato anche a loro, hanno imparato guardandoti. Sì. Come gliel'hai insegnato? Come... Io l'ho fatto spesso, poi ho detto venite, nella vita si imparano le cose. Se c'è il tempo si fanno, quando non c'è il tempo non li fanno. Però le donne si devono impegnare, arrivare a tutte le cose. Ti piace mangiare bene? Il momento che si mangia bene mi piace, quando non si mangia bene, purché pulita una cosa, fa bene lo stesso. La cosa deve essere fatta pulita e pulizia. La verdura la devi lavare sempre, sai. Eppure la verdura mi piace. Però la devi lavorare ancora di più. Mangiare la pasta in casa, diciamo, è genuino. Più genuino rispetto a mangiare la pasta comprata. Perché la sai tu come la fai. Invece quelli che non lo sai come la fanno, c'è sempre il dubbio, chissà che l'ha fatto, che non l'ha fatto, però vuoi mangiare una stessa cosa. È importante saper cucinare? Nella vita quello è il primo.
Perché è importante saper cucinare? L'importante è vivere. Se non cucini, non puoi vivere. Non mangi, come fai a vivere? E ti fa piacere sentirti dire che sai cucinare bene? Che altro diresti di te, diciamo, oltre a essere, diciamo, di saper cucinare? Che sei una persona che gli piace cambiare, quindi, hai detto prima. Sì. Devono essere precise, come una persona precisa. Mi piace la precisione, mi piace la precisione. Poi io cucino tutto, non è che quello non mi piace, quello mi piace. Il pesce non mi piace pulirlo, ripeto, che c'è un po' di attrosa, le vite, allora mi dà fastidio. Però sono costretta a farlo pure. Hai sempre cucinato la pasta in casa, da quando eri, fin da quando eri bambino? Sì, sempre. Prima si faceva lo stesso. Adesso con queste diete non la facciamo tanto spesso. Dobbiamo fare sempre la verdura perché non mi piace lavarla a me. Quindi la dieta è cambiata un po' rispetto. Ma prima si mangiava la verdura, e pure di più. Perché... Però si mangiava di più pasta in casa. Se non c'era quelle cose che ti facevano ingrassare, e poi ci sono adesso le malattie, colesterolo, obesità, e allora non tutti la mangiano. Prima invece sì, diciamo, non sapevano questo. Prima c'era la guerra, si mangiava perché riempiva il piatto. La cucinavi di più quindi prima rispetto ad adesso? Più volte? No, perché la stessa cosa, perché colazione, ma mezzogiorno e sera si fa sempre da mangiare. Presentare nel piatto la pietanza? Si presenta con il colore rosso e poi quando si fa il piatto, dopo condito tutti insieme dentro un piatto grande, sì, con il sugo, con il pomodoro, il sugo fatto con il pomodoro, si fanno i piatti, si mette uno strato di pasta, uno strato di mollica e poi all'ultimo si completa con la mollica e un poco di sugo. Vado pure. Quindi il peperone dolce rosso, sì, dà il colore. Sì. Si compra. Presti attenzione al colore e alla forma dei piatti o alle posate? Quando si fa una festa, quando si mangia in famiglia, basta la pulizia, la tovaglia bianca, le posate pure tutti i giorni. È importante questa forma che deve avere la pasta? Sì, cioè, sì. Questa forma... Sì. Questo l'olio. Questo l'olio, la carota, un po' di aglio. Adesso sto mettendo il pomodoro. E una cipolla pure. Sì, una cipolla, un pezzettino, sai? Un pezzettino. Quando una carota basta? Sì. Ho messo un pezzettino di cipolla.
basilico c'è. Perciò un tipo da pepe. Quanto è il tempo di cottura del sugo? Un'oretta. Un'oretta? No. Un pizzico di sale. Un pizzico di sale. Lo voglio sapere. A fuoco lento il sugo? Moderato. Moderato. Ci devo mettere pure appena appena un po' di zucchero. Con un po' di zucchero. Come mai? Perché si addolcisce il pomodoro, che è un po'. Per addolcire il pomodoro. È un accorgimento che usi tu? O l'hai visto? No. No, me ne sono accorto che quando non metti quel pizzico di zucchero viene un po' acido il pomodoro. E le carote le mettono anche altri o lo prepari tu, diciamo così? Dipende dai gusti, chi non li vuol mettere non li mette. Questa è una ricetta che diciamo, hai fatta tu questa qui, cioè il sugo. Sì, sì, sì. Stai aggiungendo adesso? Basilico. Un poco di basilico. Come mai dà più sapore? E profumo. Quindi un'ora più o meno, un'oretta? Sì. Bisogna girare ogni tanto il sugo. Quanto? Bisogna a te. Ma quando viene a bollire poi si mette a minimo. Cosa stai preparando adesso la mollica? Sto preparando la mollica dentro il tegame. Cosa hai messo? Un po' d'olio? Ma ci metto la tua posta. E poi che più? Cosa stai cucinando adesso? La mollica? Sto preparando la mollica. Con l'aglio e con l'olio. Uno spicchio d'aglio? Mo deve friggere un poco, non tanto fritta, appena. Appena. Si mette a friggere. Cos'altro serve per fare? Il peperone, la polvere del peperone rosso. Sì? E un pizzico poco di sale. E poi chi preferisce il pepe? Dopo se preferiscono il peperone piccante, il peperoncino piccante, lo possono pure aggiungere nel piatto. Però me la faccio solo con la polvere del peperone rosso, dolce. Che dà il colore. Dà il colore, si insaporisce pure del profumo del peperone. Quindi tu adesso aggiungi poi il pane, la mollica? Sì. Appena. Sto togliendo un po' di olio fritto per aggiungere il peperone all'ultimo. Prima soffriggo la mollica, poi all'ultimo sciogli il pomodoro con quest'olio, il peperone con quest'olio e aggiungo la mollica bianca. Facciamoli. Sì. Quindi adesso hai aggiunto la mollica che avevi in precedenza aggiunto. Avevo preparato. È diventato come il formaggio. Era sottile, era fine.
preparato, quando l'hai preparato la mollica? L'ho preparato, sono 2 giorni che la sto preparando, che il pane non era duro. Deve. Poi ieri l'hai diciamo ricavata dal pane. Ieri sera l'ho tolto del pane, ho spaccato il pane, ho preso la mollica in mezzo e l'ho incominciato a lavorare, a fare la pezzettini, la pezzettini, l'ho ridotto sottile, sottile come il formaggio, fino a fine. Adesso sta prendendo il colore con l'olio. Eh sì. Poi E poi cosa farai poi dopo? Aggiungerai? aggiungi quell'olio che ho tolto prima, che c'era il sapore dell'aglio, Sì. e ce l'ha come allora aggiungo un pizzico di sale appena appena. Poi metti il peperone. Quanto peperone? Due cucchiai, cucchiaini. Sì. Poi aggiungo che ho ricavato fritto all'aglio. Adesso prenderà un La tiro colore. un po' per far prendere calore alla mollica. Importante il colore, che prenda un bel colore rosso. Sì. Perché? Perché il colore che si gusta meglio e il sapore. Bisogna fare in modo che la mollica non attacchi, giusto? Lo devo tenere sempre sopra il fuoco, lo devo mettere una volta un po', la fiamma non deve essere a minima, non alta, se no si brucia il peperone e diventa nero. Non deve diventare quindi. Ci vogliono un accorgimento per fare queste cose, sennò si brucia. Si sta uniformando il colore, quindi. Tu come lo vedi? Lo vedi rosso? Sì. O ci vuole altro per fermare? Il rosso. Si aggiunge un po' di pepe Appena che appena un non poco. ho qua. Quindi prende questo colore Ci rosso. mettevo un po' di chiodo di garofano, però non l'abbiamo messo e che non c'è. Mi Vabbè, chi sono vuole. dimenticato a comprare. Il colore rosso diciamo, dà una importanza, ha un Il significato. colore rosso. L'antichità volevano sempre i colori rossi perché il bianco non gli piaceva, allora mettevano sta polvere di peperone, pure nessuno la usavano. La pasta bianca non era La vista. pasta bianca non gli piaceva tanto, solo quando stavano male, ma quando stavano bene volevano il rosso. Cosa la mettiamo adesso? Cosa stai facendo adesso? Sto mettendo la pentola dell'acqua per cucinare la pasta dentro. Quanta acqua più o meno? E deve essere piena la Sì. pentola, con abbondante l'acqua, ma la metto sul fuoco. Aspetta che sposto questo fornello. L'ha chiuso. Mettiamolo qua, che questo è il fornello più grande. Il fuoco deve essere. Deve essere la fiamma alta. Come deve essere adesso la fiamma? La fiamma l'ho messa a minimo adesso. Sì.
Innanzi che si riscalda l'acqua, vado a finire la pasta. E poi quando si mette la pasta poi dentro? Poi si alza la fiamma, quando viene a bollire, si mette la pasta dentro. Che sapore dovrà avere poi alla fine questa? È un sapore mediterraneo della Basilicata. Cosa, per Mediterraneo intendi, cosa intendi per Mediterraneo? Un sapore, diciamo, le locale? Le nostre terre, grandi le nostre terre, sapore locale. Ecco. Allora, togliamo il coperchio. Lo mettiamo. Togliamo il coperchio, la pentola grande, la bolle la pentola, mettiamo la pasta. Mettiamo un po' di sale. Quando deve bollire la pasta? Gira 5-6 minuti. Quando viene a bollire di nuovo, poi dà un altro bollo e te la togli. Il sugo è pronto? Sì. È tutto. Dobbiamo fare solo i piatti. Bisogna aggiungere un pizzico di sale nel sugo. L'ho messo. Anche nel sugo? Nel sugo non l'ho assaggiato. Ce l'ho messo il sale. È buono il sale. Quindi adesso già è venuto sopra. Sì, adesso la tolgo. Vedi? Bollito, sì. Quando viene sopra allora si può togliere. Sì. E da un po' di bollite qui. Ora ci devo mettere un po' di sugo nel piatto. E la giro. E poi faccio. Dove è? Si scola. Si sente un buon odore, si sente. Dopo il sugo? Dopo il sugo. Come ti chiedi qua? Metto un po' di mollica, sopra. Poi ci metto appena appena un altro po' di sugo, poco. Poi ci metto l'altra pasta.
Sopra si mette la mollica. Aggiunge la mollica. Ma basta, se no. Perfetto. Poco, poco, non è sei, poco. Poco, poco. Basta. Questo è il piatto ultimato. Eh sì. Solo da mangiare adesso. Solo da mangiare.